Siamo di fronte al Consiglio regionale sardo, come potete vedere davanti a noi c'è uno stringente schieramento di forze dell'ordine. Un'ora fa circa ci sono stati degli scontri, ora vogliamo sentire dalla viva voce di Franco Pisano, che fra l'altro ha subito anche una manganellata a quanto pare, il motivo perché queste sono scoppiate queste gazzarre. Prego. Ma sicuramente loro si aspettavano qualche reazione anomala da parte dei pastori. Non avvenendo niente di tutto questo, non essendoci più giornalisti e telecamere, hanno da sotto i portici lanciato verso la gente che era davanti alla regione dei lacrimoni. Quindi la gente è scappata e andando via per difendersi, arrivati al porto, hanno tirato pietre e bottiglie per difendersi, perché loro evidentemente avevano la disposizione a gruppi da 40-50 in varie zone, hanno caricato chiunque, bambini, donne e vecchi, hanno mangiato chiunque trovavano sotto l'aereo. Tanto è vero che io ero sul marciapiede con le canne nostre e mi sono messo una mangannellata come se ne sono beccate tanti, sono 4-5 persone che se ne sono per la testa, altro non ho. Ecco, ma ho sentito dire che addirittura il Movimento dei Pastori lamenta il fatto che abbiano arrestato 6. Pare che ci siano delle arresti, addirittura pare che 4 o 5 siano nei sotterranei della regione e altri possono essere... Anche siamo nel Cile per mettere le persone nei sotterranei. Evidentemente erano, trovavano dei posti per... Poi non so quanto sia vero, però sicuramente qualcuno deve avere... Mi auguro che qualcuno da dentro la regione intervenga e faccia, dica qualcosa rispetto così a questa dicono, cosa. Forse sia vero, però io mi auguro che ci sia tanta di quella gente che era qua che abbia filmato le cose, perché come sono avvenute, e qualcuno c'è che l'ha visto, so che l'ha fatto, ma spero che ci siano anche altri per confrontare, perché tutto è partito dalla loro carica con i lacrimogeni e hanno creato loro il disordine. La conseguenza è stata la difesa. Ti ringrazio molto, Fissaili, via Roma, Cagliari.